Amici di Essere DJ Oggi, siamo qui di nuovo ospiti degli House of Glass Studio con Gianni Pini. Ciao. E oggi parliamo della compressione. Gianni, che cos'è la compressione e perché è così importante? La compressione è quel processo per il quale si modifica il range dinamico di una sorgente audio, per cui noi andiamo a ridurre quello che è il gap tra, diciamo, il picco massimo e il picco minimo di una sorgente audio, di un segnale audio. Questo si fa per tantissimi motivi, soprattutto a partire dagli anni 60, quando sono stati introdotti i primi compressori. Il focus del procedimento di compressione era quello di, appunto, comprimendo il range dinamico, dare una omogeneità al segnale, alla sorgente audio. Pensiamo a un batterista che non colpisce il rullante sempre nella solita maniera, sempre con la solita dinamica, quindi c'era bisogno di compattare la traccia del rullante, e i primi compressori avevano questo obiettivo principale. Se noi immaginiamo un segnale audio come una sinusoide, avremo sicuramente dei momenti più alti e dei momenti più bassi. Noi con il compressore riusciamo a limitare, appunto, l'escursione proprio di volume, di percezione del volume di questo segnale audio. Questa è, diciamo, la filosofia iniziale del compressore. I primi compressori che sono stati prodotti avevano proprio delle regolazioni molto essenziali, sfruttavano una circuitazione che andava a utilizzare un LED, un diodo, e tramite la polarizzazione e la tensione di questo diodo praticamente si poteva ottenere una tensione di uscita che fosse proprio quella del segnale compresso, regolandolo ovviamente in maniera elettrica. Esatto, e quali sono le regolazioni principali comuni di ogni compressore? Le regolazioni comuni di ogni compressore sono la soglia, cioè il valore espresso in dB dal quale noi vogliamo che il compressore cominci a funzionare, attacco e release che indicano in millisecondi solitamente il tempo in cui il compressore, una volta raggiunta la soglia, si attivi e faccia, appunto, il suo dovere. Il release è l'opposto, cioè quando il segnale scende sotto il valore impostato dalla soglia, allora dopo quanto il compressore deve smettere di esercitare la sua funzione di compressione. E poi il rapporto di compressione, che può variare da 1 a 1, cioè il segnale non compresso, fino a 20 a 1 o oltre. E da lì si parla più di limiter che di compressore. Alcuni tipi di compressori, specialmente quelli proprio dei primi anni 60, non avevano attacco release e rapporto di compressore, ma solamente la gain reduction, cioè il quanto volevamo comprimere il nostro segnale, quindi abbassare la tensione in uscita. Poi con i compressori a FET, JFET, VARIMU e tutti i vari tipi di compressori che sono usciti dopo, sono stati introdotti alcuni altri parametri. Quelli che ho detto io sono quelli che fanno parte di qualsiasi compressore moderno. Altri compressori, specialmente quelli digitali, hanno valori, altri parametri in più, come il valore di look ahead, il valore di ginocchio o CNI, auto gain. Hanno il sidechain, che può essere interno o esterno, e hanno tutta una serie di, ovviamente, funzioni avanzate che permettono al fonico di poter modellare e scolpire il suono a proprio piacimento.